tornata con un nuovo video e oggi voglio fare un video un po' a chiacchiericcio perché penso ormai lo sapete tipo tutte, dal 20 al 23 marzo se non sbaglio c'è il famosissimo Cosmoprof o Cosmoprof a Bologna al quale io sono stata l'anno scorso e volevo quindi parlarvi un po' di questo evento, di come si svolge e darvi qualche mio consiglio. Iniziamo parlando insomma di cos'è il Cosmoprof. È una grande fiera che si tiene appunto alla fiera di Bologna e che è appunto davvero un posto enorme e, perché è stata la fiera di Roma non, cioè, non c'entra veramente niente perché la fiera di Roma è tipo un decimo di quello che è il Cosmoprof, quindi assolutamente nulla. E ci sono dei vari padiglioni nel quale sono divisi i vari settori. Ad esempio c'è un padiglione solamente, a me non vi parlo per quanto era l'anno scorso. C'è un padiglione solamente di prodotti naturali, c'è un padiglione solamente dedicato alle unghie, un altro dedicato solamente agli stand orientali, quindi pieno di cinesi. E è tutto quanto diviso in questo modo. Cosa consiglio io, insomma? Intanto come organizzarsi. Se si viene da tanto lontano, consiglio di rimanere lì anche una notte, anche insomma per fare le cose con più calma, perché vi assicuro che in un giorno non riuscirete assolutamente a girare tutto il Cosmoprof, se lo volete girare attentamente. Io l'anno scorso, diciamo che l'ho girato approssimativamente tutto, ma praticamente sono stata la maggior parte del tempo nel padiglione naturale, delle cose naturali, perché era anche quello che mi interessava di più. Quindi dicevo, se venite da lontano, secondo me la prima cosa è cercare un albergo dove alloggiare, anche magari un po' fuori Bologna, perché penso sia che ormai sia tutto sold out e sia che costi molto, perché giocano molto su questa cosa appunto che c'è la fiera. Io posso dirvi che venendo da Roma è relativamente vicino. L'anno scorso siamo partiti tipo alle 5 di mattina, 4 e mezza di mattina, e siamo andati in un'unica giornata con la macchina, ma effettivamente è abbastanza pesante, soprattutto per chi guida, quindi per il mio ragazzo. E soprattutto se vi accompagna il vostro fidanzato, penso se non vi lascerà quel giorno, non vi lascerà mai più perché là dentro impazzirete. Quindi ecco, questo è un consiglio che posso darvi, ma se dovevate prenotare un albergo, secondo me era una cosa che già dovevate aver fatto, perché appunto non penso sia molto facile adesso trovare un posto. Per quanto riguarda i biglietti, l'anno scorso io ad esempio avevo solamente il blog e avevo ricevuto un ulteriore sconto. Questo qui infatti era il mio pass, perché come vedete appunto c'era scritto press e l'anno scorso tra l'altro era ad aprile. Quest'anno a quanto pare hanno escluso le blogger dal press, diciamo, quindi per avere un ulteriore sconto. Io, in quanto youtuber, ho provato anche a richiedere qualcosa, ma sinceramente non mi hanno proprio calcolato. E quindi probabilmente se andrò, poi vi spiegherò anche questa cosa dopo. Farò il biglietto online. Appunto, parlando di biglietti online, se vi accompagna appunto qualcuno, dovrete fare il biglietto visitatore, che è quello appunto che avevano fatto, ho detto appunto 30 volte, che avevano fatto sia mio ragazzo che mia madre che mi hanno accompagnato. E vi consiglio assolutamente di farli online perché si risparmia circa il 40%, che non è assolutamente poco. Anche perché i biglietti già scontati non sono proprio economicissimi, senza sconto è secondo me davvero troppo. Uscirete da lì, penso, entusiasti al massimo perché è davvero fantastico. Un'altra cosa che vi consiglio è dal sito di scaricare tutta quanta la mappa con gli espositori, perché come vi dicevo, girarlo tutto è pressoché impossibile. Quindi, una cosa da fare è studiarsi gli espositori che ci sono e decidere quali si vogliono assolutamente fare, quindi magari fare per primi e quali magari possano essere un po' più secondari e in caso, insomma, non ce la fate in giornata, potete anche saltare.
Ci sono tanti marchi famosi, ma ce ne sono altrettanti che non si conoscono ed è davvero un grande peccato. E io devo dire che grazie al Cosmo Prof ho conosciuto davvero tante 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 marche. E basta pensare a Sonia Olivieri, basta pensare alla Forever Living, all'Organic, e la Naturalis Better, che ho questo Buru Cacao che davano in omaggio. E è entrato, cioè, nei miei Buru Cacao preferiti del mondo, penso. Quindi uno scopo fondamentale del Cosmo Prof è proprio quello di farci conoscere tante marche che appunto magari non ne sappiamo nemmeno l'esistenza. E lo consiglio a tutte le appassionate di make-up, ma non solo, anche di unghie e di capelli, perché c'è un padiglione dedicato a tutti gli strumenti dei capelli, quindi piastre, ferri, spazzole, di tutto. E è fantastico, bellissimo. E per quanto riguarda il mangiare, se avete possibilità, io consiglio di portarlo. Noi avevamo preso lì della pizza, se non ricordo male, e devo dire nemmeno troppo cara, ma c'erano delle file davvero allucinanti, quindi anche tanto tempo alla fine è andato perso in questo modo per il pranzo, essendo che già non è vicino, già il tempo non è tantissimo. Secondo me, se si porta il pranzo, si va anche un pochino ad ottimizzare di più i tempi. Un'altra cosa che consiglio di portarvi è una borsa molto molto capiente, direi anche due. Il mio ragazzo fa anche tre, perché vi riempiranno di dépliant, ma non solo, ma anche di campioncini. E ci sono, diciamo, due fazioni, ovvero quello che dice, io non vi nego che l'anno scorso ho avuto la faccia tosta di andare lì e chiedere i campioncini, anche perché anche se io non avessi, cioè se non avessi provato determinati campioncini, alcuni brand non li avrei mai conosciuti e non li avrei amati come li amo adesso. Un esempio è la Nasher Gun, che sapete che adoro il loro olio per capelli, ma se non avessi chiesto campioncini non l'avrei mai provato. C'è chi dice che si passa un po' da Rabbini, come posso dire, accattoni. Sì, sarà una cosa bellissima, ma secondo me anche questo è lo scopo della fiera, e quindi io vi dico che me ne frego e li chiedo. Capisco che la vergogna all'inizio c'è perché ero io la prima, ma dopo i primi 2-3 andrete proprio lisci come l'olio e uscirete tipo da lì ancora a chiedere campioncini in giro alla gente. E quindi io è una cosa che vi consiglio di fare anche appunto per provare più prodotti e anche per tornare a casa anche, come posso dirvi, soddisfatte di quello anche che avete preso. Per quanto riguarda il comprare invece, non tutti comprano, cioè non tutti vendono, non tutti comprano, non tutti vendono, perché alcuni vendono solo il lunedì, alcuni non vendono proprio. Ad esempio, mi ricordo da una parte uno stand, ve lo giuro, fantastico, enorme, della Essence. Mai visto uno stand così grande, fornito e ordinato. Ma ad esempio tutto quanto il marchio Cosnova, ovvero Essence, Catrice, non vendevano mai, nemmeno il lunedì. Quindi alcune marche vendono solo il lunedì, alcune non vendono mai, alcune vendono sempre. So che il lunedì, in particolare, i prezzi sono ancora più bassi, perché molti, anziché riportarsi a casa le cose, le svendono. Alcuni vendevano ad esempio solo a chi aveva partita IVA, perché mi ricordo che c'era un rivenditore cinese che aveva tutti i dupe, c'erano i dupe della Too Faced, della Chocolate Bar, anche perché in quel periodo l'anno scorso, se non sbaglio, era anche uscita da pochissimo la Chocolate, e gli chiesi il prezzo e li vendeva solamente a stock e per partita IVA, quindi va un po' così. Ma ci sono anche tanti rivenditori che vendono a dei prezzi molto scontati. Un esempio è BB Cream Italia, che tipo in occasione fa tutte le palette MUA a 5 euro, cioè la maschera di Queen Helene, e ci sono un bordello di cose. Paola P, che ha tutto quanto al 50%. Ce ne sono di cose. Io personalmente vi consiglio di andare nello stand appunto del naturale, perché dove ho trovato cose molto più carine, dove mi hanno dato anche più campioncini, onestamente, ed è dove ho trovato proprio le cose che mi hanno colpito di più e sono stata contenta di aver scoperto. Sono interessanti anche i rivenditori orientali, soprattutto per quanto riguarda i pennelli, perché ad esempio, come vi ho fatto vedere nel video di Bay Coins,
lì i dupe dei pennelli buoni ci sono e come. Io ne ho presi solamente uno da blush ed è fantastico, tutt'oggi, appunto, che è passato quasi un anno, quindi ve lo straconsiglio. Poi ci sono davvero tante marche, c'è la truccheria che vende Makeup Forever, che se non sbaglio anche lei fa il 40 o il 50%, e a livello di bio c'è la Planters, c'è l'erbolario, ce ne sono tantissime, tantissime. Io vi metterò qui accanto mentre parlo random anche qualche foto che avevo fatto al Cosmo Prof e che avevo messo sul mio blog nel post in cui ne parlavo, che ve lo lascio anche giù nell'info box, sia il post in cui vi parlo della giornata del Cosmo Prof, sia il post dove parlo dei campioncini, che appunto erano una marea e ne ho ancora tuttora, infatti nei prodotti finiti ogni tanto esce questo campioncino del Cosmo Prof. Quindi assolutamente ve lo consiglio. Per le youtuber sbarra blogger consiglio anche di farsi dei biglietti da visita, perché quando appunto andate a chiedere dei campioncini, alcuni li danno gratuitamente, ad esempio il burro cacao della Naturalis Better lo davano assolutamente a tutti, tant'è l'hanno dato uno anche a mia madre. Mentre per quanto riguarda molti altri marchi, se andate lì e dite YouTube, ciao, sono una blog. molti dicono: ah sì, hai un canale, hai un blog, tu gli lasci il biglietto da visita e loro danno un sacchetto con i campioncini. Direi uno scambio più che equo, e quindi va un po' così. Per quanto riguarda le blogger e youtubers, una buona cosa è anche a livello delle collaborazioni, perché comunque loro e loro i rivenditori vanno a ricontattare alcune youtuber e blogger per fare poi delle collaborazioni. Quindi è anche, diciamo, un buon modo per farsi conoscere, diciamo, ma soprattutto secondo me lo scopo principale là dentro è quello di conoscere i prodotti, perché sarà, cioè, a me, per me è rimasta una giornata assolutamente fantastica. Alla domanda che mi fate spesso in questo periodo: ci sarai anche tu al Cosmoprof? Che giorno vai? Io purtroppo non vi so ancora dire se ci sarò o meno, perché dovrei avere un intervento, ma non so ancora quando. Quindi, se l'intervento sarà prima del Cosmoprof, sicuramente non ci sarò. Ma se l'intervento sarà dopo, sicuramente ci sarò. Se ci sarò, andrò sicuramente il sabato, penso, perché il mio santissimo ragazzo mi dovrà accompagnare, perché lui è l'addetto alla borsa e videocamera. Usuraia. E quindi io spero vivamente di esserci e magari di mettermi anche d'accordo con voi e con le ragazze, appunto, che ci saranno quel giorno per vederci e prenderci un caffè insieme, non so. E niente, ragazzi, io spero che questo video vi sia stato realmente utile, soprattutto se volevate andare al Cosmoprof e magari non avevate le idee ben chiare su qualcosa. Se avete qualche domanda da farmi, fatela tranquillamente giù nell'info box. E niente, ci vediamo al mio prossimo video. Vi mando un bacio. Ciao!